Serie B, il campionato degli italiani. Domani sera inizieranno i playoff. Il Pescara ha chiuso al settimo posto la regular season del campionato di Serie B e domani alle 18.30 prima gara al Curi di Perugia. Il Pescara vuole vincere questa partita per continuare a coltivare il suo sogno. Massimo Oddo ha già convinto i tifosi pescaresi non tanto per il risultato quanto per il suo modo di comunicare. Un pescarese dunque che piace ai pescaresi. Buonasera dallo studio di TV6, un nuovo numero di replay. Presentiamo subito gli ospiti di questa puntata. Iniziamo con il presidente della Delfino Pescara, Daniele Sebastiani. Buonasera presidente, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. A voi. Un altro presidente appassionato di calcio, parliamo del presidente della Camera di Commercio di Pescara, Daniele Becci. Buonasera presidente, buonasera, grazie buonasera per essere qui con noi. Abbiamo nel nostro parterre anche un agente dei calciatori, un agente FIFA, Carlo Di Renzo. Buonasera Di Renzo, grazie buonasera per essere qui con noi. E alla mia sinistra due giornalisti, parto dal più anziano, Federico De Carlis. Buonasera Federico. Meno giovane, perché meno noi giovane. Non è che buonasera Federico. Tanto più giovane. Al suo fianco il nostro compagno di viaggio, Francesco buonasera Di Francesco. Tutti, buonasera salve. Francesco. Andiamo a salutare in regia come sempre Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, è un lunedì di vigilia per i playoff, allora ci rivolgiamo ai telespettatori da casa, fateci sapere cosa pensate di questo impegno del Pescara a Perugia, fatelo con gli sms al 392-623-7060 oppure prenotandovi telefonicamente allo 085-93-0020, campionato di Serie B che è finito e c'è la coda dei playoff, quindi è stato un lunedì di posticipo solo per la Serie A, il derby di Roma è andato alla Roma che ha vinto 2-1 sul Lazio. È tutto per ora, Enrico. Grazie Andrea, andiamo dalla redazione di forzapescara.com da Valerio De Carlis. Buonasera Valerio. Buonasera Enrico, un saluto a te, ai tuoi ospiti e telespettatori di TV6 e agli utenti di forzapescara.com. Come sempre nel corso della trasmissione ci darai la linea per leggere un po' gli umori. Questa sera, a dir la verità, più che umori sono commenti, curiosità, domande al presidente Daniele Sebastiani che ovviamente noi gireremo in toto. A te Enrico. Grazie Valerio, iniziamo subito dalle ultimissime notizie, sono stati venduti gli 800 biglietti per i tifosi pescaresi, quindi nel settore della curva dello stadio Curi sono andati in fumo gli ultimi biglietti nella giornata di oggi. Il dubbio Salamon, quasi sicuramente giocherà il difensore, sarà una scelta di Oddo degli ultimi momenti, poi avremo anche le dichiarazioni sia del tecnico biancoazzurro sia di Camplone, intervista che è arrivata soltanto in serata. Sicuri della vittoria, questa convinzione ce l'hanno un po' tutti i pescaresi, ovviamente ce l'ha il presidente Sebastiani. Beh, sarebbe assurdo partire da battuti, è chiaro che abbiamo una consapevolezza dei nostri mezzi e siamo convinti di poter fare una buona partita per portare a casa il risultato che ci serve per passare il turno, però devo anche dire che giochiamo contro, secondo me, la squadra che più mi preoccupava, che è il Perugia, perché il Perugia è una buona squadra, gioca bene, ha un allenatore bravo e... ed è la squadra con la quale forse ci siamo divertiti anche un po' di più tra tutte e due le gare, sia all'andata che al ritorno, facendo due pareggi per 2-2 sia al Curi che a Pescara, quello di Pescara grida ancora. Cioè la squadra che preoccupa di più, era meglio affrontare lo Spezia o il Perugia? Ma io avrei preferito affrontare lo Spezia e non il Perugia, però insomma poi sono punti di vista, comunque non cambiava la sostanza, dovevamo comunque vincerle tutte e due per passare, quindi l'una vale l'altra. Presidente Becci, è sicuro della vittoria lei oppure qualche dubbio? Beh, io sono abituato a stare con i piedi per terra, è una partita estremamente difficile, però è chiaro che siamo tutti con il pensiero nel passaggio del turno, noi ci speriamo anche perché
Se Buongiorno si vede dal mattino, Oddo ha ridato entusiasmo alla piazza, la squadra si è espressa bene, per cui andiamo con fiducia ad affrontare una partita che sappiamo essere difficile. Carlo Di Renzo? Beh, io sono fiducioso, Pescara nei playoff ha sempre disputato ottime gare, penso che a Perugia farà sicuramente una gran partita. Federico De Carlis, oggi su Forza Pescara è scritto il Pescara andrà in Serie A addirittura. Scritto Inoc signo, Inoc Oddo vinces, che signa un po' la parafrasi di Inoc signo vinces. Io sono sicuro che andiamo in Serie A, è una sensazione che provo magari solo io, dopo magari mi prenderete a sberleffi, mi direte che sono un esaltato, però io sono sicuro che il Pescara va in Serie A. Francesco? Difficile ma non impossibile. Tenendo presente poi che il carico maggiore c'era il Perugia, perché il Pescara era fuori dai play-off prima dell'ultima giornata, il Perugia era già dentro, tutti quanti dicono che la squadra che gioca il miglior calcio, almeno in questi ultimi mesi, insieme al Frosinone, quindi il Perugia è condannato a vincere, il Pescara è condannato, tra virgolette, a provare di vincere. Allora, queste sono le impressioni a caldo sulla partita di domani. Adesso con il presidente Sebastiani e con gli altri amici cercheremo di allargare un po' i nostri discorsi, perché si è chiuso il campionato, iniziano ora i playoff. Il settimo posto in classifica, c'è stato l'esonero di Barone una giornata al termine. Tutti ovviamente negli ultimi giorni hanno chiesto al presidente se si poteva fare prima questo cambio, sono state tante le versioni. Poi nella partita con il Livorno c'è stato quel comunicato dei tifosi dove si chiedeva dov'è il progetto, insomma sono tanti gli argomenti. Alla vigilia di questa partita di Perugia, Presidente, come analizza in generale la sua stagione, questo campionato del Pescara, le luci e le ombre? Ah, intanto noi siamo partiti con l'idea di rifondare una squadra, perché abbiamo sostanzialmente cambiato 25-26 giocatori, abbiamo cambiato l'allenatore. Quindi voglio dire, non è che si parte così, si vince a primo colpo, e quindi sapevamo che avremmo sicuramente avuto delle difficoltà durante il corso di questo campionato. Siamo arrivati in fondo, che potevamo sicuramente entrare nella griglia playoff con meno problematiche rispetto a quello che abbiamo vissuto nelle ultime due partite, per tanti motivi, perché questa squadra purtroppo non è stata così continua nei risultati, cioè abbiamo alternato belle prestazioni con magari qualche filotto di risultati positivi e poi subito delle grandi sberle inspiegabili, e quindi è una squadra che evidentemente aveva delle fragilità. Ecco, Oddo ha detto siamo i più forti della Serie B, ne è convinto anche lei oppure sono frasi per caricare un po'? No, io sono assolutamente convinto che questo è un organico di tutto rispetto per la categoria. Sono altresì convinto che in Serie B ci sono anche altri 3 o 4 organici a livello del Pescara che purtroppo dico, non sono nemmeno riusciti ad entrare nella griglia playoff. Questa è a dimostrazione di quanto sia difficile questo campionato e di quanto poi, come amo dire io, con le figurine non si va da nessuna parte. Quindi noi siamo stati anche bravi a centrare questo obiettivo e adesso ce la giochiamo. Presidente Becci, Pescara è tra le più forti, la più forte, oppure è stata troppo, cioè è stata valutata in maniera esagerata? Che il nostro sia un organico competitivo, credo lo abbiano detto tutti i cosiddetti esperti. Poi da qui a dire si va in Serie A, ci si va subito, ci si va tra le prime due, ne passa, ne corre parecchia di tempo e di spazio. Io dico semplicemente questo, che l'anno scorso con Marino, io ero lì al Marina, c'era Marina, c'era grande entusiasmo quando si presentò la squadra, che Marino fosse un buon allenatore, quest'anno lo ha dimostrato. Il calcio purtroppo non è matematica. Non è un'opinione, si dice, ma il calcio purtroppo, il risultato qual è? Che quest'anno abbiamo due società, il Carpi e il Frosinone. Sfido qualsiasi esperto a dire che il Carpi e il Frosinone erano tra le papabili
Noi il nostro obiettivo credo l'abbiamo raggiunto, quello di essere tra le prime. La nostra squadra sicuramente è una squadra costruita bene, è una squadra che va nella direzione giusta, perché una piazza come quella di Pescara deve guardare sì sicuramente a palcoscenici più prestigiosi come la Serie A, però tenendo presente quelli che sono i bilanci di una società. Purtroppo oggi, dopo entreremo anche in questo argomento, bisogna fare i conti, non si può parlare solo con il cuore, ma bisogna parlare con la programmazione e con i bilanci. Il lavoro di Baroni come va considerato, Carlo Di Renzo? Posso giudicare il lavoro di un allenatore? Dall'esterno dico che sicuramente lui non riusciva a trasmettere alla squadra le sue idee. Arrivava in un punto e si fermava. Secondo me, se noi arrivavamo ai playoff anche con Baroni in panchina, non c'era questo entusiasmo che c'è adesso. Perché la rosa è una rosa importante, è una squadra che quando sento dire che non c'è programmazione non lo so, perché io penso che insomma il Pescara quest'anno ha tanti giocatori di proprietà, a differenza del primo anno che Pescara era in Serie A. Sul fatto del progetto tutti quanti ci sciacquiamo la bocca sulla parola progetto. Ma è facile dire progetto, pensano cosa sia il progetto. Però Enrico, magari ci ritorneremo, mi dai 2 minuti. Mi piacerebbe anche spiegare questo aspetto qui, perché io penso con molta presunzione che a Pescara quello che abbiamo fatto noi non si è mai visto. Dopo parleremo anche di questo argomento. Su Baroni, ecco, poteva fare di più, come dici tu, forse non ha reso al meglio, non ha reso al meglio di quanto ci si aspettava. A trasmettere quello che lui faceva sul campo. E io sono andato a vedere 10 minuti del primo allenamento di Oddo, e c'ero stato anche la settimana prima con Baroni, ho visto le facce dei giocatori trasformate, ci sono tornati tutti col sorriso, e nonostante dovevano affrontare Livorno che era la partita dell'anno, quindi non c'era tensione, non c'era preoccupazione, c'era serenità, che è quella che serve poi per andare in campo. D'accordo Presidente Becci? Ma non carichiamo Oddo. Oddo l'ha detto, è stato lui il primo a dire, la bacchetta magica non ce l'ha. Baroni, io glielo dico francamente, se è stato esonerato, evidentemente non ha dato i risultati che la società aspettava, altrimenti sarebbe stato ancora lì. Punto e basta. C'è Oddo adesso, sicuramente questo risultato ci dà fiducia, però ribadisco, così come non ci dovevamo deperire troppo prima, adesso non ci dobbiamo entusiasmare. Ecco, Presidente Sebastiani, voi più volte vi siete incontrati al termine delle partite con gli altri soci per discutere la posizione di Baroni. Ci sono stati dei momenti di grossa difficoltà, anche di grossi dubbi. Perché siete arrivati alla penultima partita di campionato? C'erano questi risultati contrastanti che poi contrastavano anche le vostre decisioni. No, perché quando tu vedi che comunque l'allenatore ha la squadra dalla sua parte, comunque alla fine i risultati arrivavano anche se con fortune alterne, come dice il buon De Carolis, però voglio dire che fino a un certo punto la squadra ha dato segnali di vita. Lei si aspettava di più da Baroni? Dopo Varese io penso che l'unica cosa da fare era quella. Era quella, anche perché per creare quell'ambiente giusto nella partita del Livorno, che sarebbe stata assolutamente ostile, immaginate tutta la parte della tribuna che di parole a quel poveretto gli erano dette quando ne voleva, se le poteva scegliere. Immaginiamo l'ultima partita come sarebbe stata con i ragazzi in campo che al primo pallone sbagliato. Poi c'era questa statistica che nella sua carriera Baroni non aveva mai vinto la partita nel mese di maggio. Quindi questa non la sapevo, però non credo che sia stata questa la motivazione. Io la mia decisione è comunicata agli altri, perché poi la realtà questa è era proprio su questo aspetto qua. Le chiedo ancora, poi Francesco, si aspettava qualcosa in più da Baroni? No, io non mi aspettavo qualcosa in più, mi aspettavo sicuramente, per quello che erano stati i nostri discorsi, i miei con lui, perché poi ho sempre parlato molto con l'allenatore, e proprio per il fatto che abbiamo sempre mantenuto un profilo molto basso, nel senso che nessuno ha mai chiesto portaci in Serie A o portaci ai playoff, mi aspettavo un maggior coraggio da questo punto di vista, perché non, poi fondamentalmente non avevamo nulla da perdere. Più coraggio quindi? Quello sì. Francesco e poi Federico. C'è un passaggio nel primo intervento del Presidente quando ricordava le vittorie, il momento dell'entusiasmo, poi di colpo
ripeto il suo, quasi le sue parole, qualche schiaffo imprevisto, improvviso e inaspettato. E allora io non posso fare a meno di chiedere al Presidente, ma proprio perché di questi schiaffi improvvisi, inaspettati e clamorosi ce ne sono stati forse anche troppi, io non arrivo alle ultime tre partite, mi riferisco a tanti altri momenti nel corso della stagione. Sei pentito per non averlo, per non aver esonerato Baroni prima, per non, per essere andato, permettimi, Federico dice no, peggio, perché peggio, ti zitto dopo parli, peggio o quasi di Don Chisciotte contro il Mulino a Vento, ossia su 100 persone forse 99 erano in tanti momenti del campionato per l'esonero di Baroni, e tu lo hai sempre confermato, gli ha dato fiducia dandogli forse la spinta giusta. Però poi adesso io però vorrei fare una considerazione, perché è importante fare anche questo, perché sennò sembra quasi che abbiamo preso uno che non ha raccattato in mezzo alla strada. Noi abbiamo preso un allenatore che era stato uno dei migliori l'anno scorso in Serie B, un allenatore che comunque sia ci ha portato ad avere i 58 punti e che ci ha consentito di giocarci l'ultima partita per entrare nei playoff. È un allenatore che comunque ha preso una squadra nuova completamente, sicuramente avrebbe potuto fare qualcosa in più, però noi tutto sommato non è che gli avessimo chiesto di stravincere il campionato oppure di ricostruire qualcosa. Allora, quando si parla, prima Enrico parlava di progetti o di programma, e se poi dopo siamo i primi noi a buttare all'aria tutto quello che facciamo dopo due sconfitte, dopo una sconfitta e un pareggio, o dopo magari una partita giocata male, e allora qui i programmi, i progetti non partono mai, non si concludono mai. Noi pensiamo di aver fatto un qualcosa che dava una continuità, cominciava a dare una continuità. È chiaro che questa continuità diventa difficile su una società, su una squadra che, come l'abbiamo, diciamo, impostata noi, è fatta di, come diceva Carlo prima, di tanti ragazzi che oggi sono di proprietà, ma non solo che sono ragazzi di proprietà e che magari hanno 30 anni, no, di tanti giovani bravi, lui fa questo mestiere e me ne può essere testimone, che è normale che l'aspirazione qual è? Quella di arrivare in Serie A, quella di andare nella grossa squadra. Questo è un problema che il Pescara, fin tanto che lavorerà su queste basi, che secondo me possono essere solo il futuro del Pescara, purtroppo avrà sempre, perché è chiaro che se io prendo un giocatore che ha 30 anni e voglio mantenerlo a Pescara per 4-5 anni, sarà il più contento del mondo e magari mi darà pure quello zoccolo duro, quel valore aggiunto. Ma se uno vuole lavorare per creare un futuro a una società, è chiaro che deve farlo con, ecco, i giovani. Questa tipologia di gestione societaria non è molto comune in Italia, perché sono sempre i risultati che condizionano il percorso di una stagione. Ecco, è un vanto per voi essere Enrico, è anche per anche questo, conservatori delle proprie idee, nonostante per questo motivo negativi. Che è anche per questo motivo che in Italia ci sono su 50 squadre tra più. Quest'anno si è abbassato un po', sì, ma dico, si è abbassata dai 22 della Serie B ai 20 della A, sì, ai 60 della Lega Pro. Se oggi dovessimo fermarci tutti, probabilmente nessuno riuscirebbe a coprire il monte debiti che ha, e questo è uno dei motivi per i quali il calcio italiano non va bene, perché se noi continuiamo a parlare di progetti e poi cambiamo 4 allenatori all'anno o peggio ancora buttiamo all'aria tutto quello che abbiamo messo in cantiere il giorno prima, è naturale che le società vanno allo sfascio. Quindi dov'è il confine tra il decisionismo per risollevare una situazione oppure conservare le proprie idee fino dal alla fine? Dal punto di vista di noi, io ho scritto Baroni Vattini, ho scritto una lettera aperta, ho detto sì, da sei mesi. Da 4 mesi fa. Però dal punto di vista dirigenziale hanno fatto bene a tenerlo, io non posso. Se no, ma questo è successo anche lo scorso anno con Marini. Sì, ha ragione lui, Marini è un altro discorso. Marini dice che è stato qualcosa di sbagliato. Sì, adesso, a parte le motivazioni, come idea di conservare. Sì, ma loro fanno bene, perché giustamente, come dice lui, l'unica cosa con questo qui è quello che mi fa rabbia. Il presidente qui diceva che andiamoci piano. Questa è la squadra che ha segnato più gol di tutte le altre in questo campionato. Lo sa che significa lei questo? Significa che è la squadra più forte. Ma significa si ricorda, se sei capace di aggiustare un pochino la difesa, dovevi vincere, dovevi essere primo, altro che Carpi. Se si ricorda, Baroni, quando è arrivato a Pescara,
Io non metto in dubbio, lei è un maestro di calcio, mi insegna. No, no, io non so. Però mai. Io so anche che Zeman, tutti gli anni le squadre di Zeman hanno segnato solo sempre quelle che hanno segnato di più. Guardi, ma Zeman non ha vinto pochissimo. Quindi adesso Zeman, facciamo il discorso da tifosi. Io il discorso lo faccio con i piedi per questa terra. Questa squadra non è quella di Zeman. Che chiarissimo che non è quella di la Zeman. La squadra di Zeman, se avesse io faccio una considerazione diversa, faccio una considerazione. Che la nostra squadra abbia avuto un'alternanza di risultati, credo sia nei fatti, che la nostra squadra abbia avuto dei momenti in cui sembrava la squadra migliore di Serie B, che poi siamo andati a fare figure come quelle di Varese. Questa ha fatto 37 formazioni su 37 partite. Il calcio è bello. C'è un giocatore solo che tra l'altro non le ha fatte tutte, che le ha fatte quasi. Sì, ma non è che adesso poi ci stia difendendo il lavoro assoluto di Baroni. Cioè, ha messo in evidenza i pro e contro di Baroni. Io assolutamente il fatto di esonerare Baroni è stata una mossa indovinata. Perché è nei fatti. Io vi dico, presidente Sebastiano, il senso di Baroni pieno. Alla luce della partita con il Livorno sono ancora oggi più convinto di quanto lo ero ieri che se ci fosse stato l'esonero di Baroni un mese fa, due mesi fa, tre mesi fa, non so quando, ma comunque questa squadra avrebbe fatto nella peggiore dei posti i playoff con una migliore presidente posizione Sebastiani. Rispetto okay, a questo. Okay. E forse sì, però invece del carpe per non c'è la controprova. Quindi. E appunto, però vabbè, allora Sebastiani, posso dirvi una cosa, e lo sa anche il mister perché ne abbiamo parlato tante volte insieme, se c'è un qualcosa su cui ragionare e da rimproverarci per tutti, noi in primis come società, ma anche lui come allenatore che più volte ha esternato questa richiesta di giocatori, di giocatori, di giocatori. Forse se c'è una pecca in questa annata è che noi abbiamo tanti giocatori. E giustamente quando De Carolis si dice ma il mister ha cambiato 37 formazioni, e si fa fatica poi a gestire quando c'è 30 giocatori che potenzialmente sono titolari in tutte le squadre di Serie B. Quindi questa colpa ce la prendiamo noi e se la deve prendere anche l'allenatore insieme a noi, perché quando io poi a giugno sento l'allenatore che dice c'è bisogno di 7-8 giocatori, quando poi a gennaio c'è bisogno di 4-5 giocatori, questa squadra poi nella realtà non aveva bisogno né dei 7-8 a giugno né dei 4-5, però siccome viviamo anche in una piazza dove, voi mettetevi dalla parte della società, in una piazza dove se uno non prende i giocatori e poi magari va male e la società non ha preso i giocatori, se uno prende i giocatori e poi ce n'hai di più e la società ha preso troppi giocatori, quindi dobbiamo... Però voi non siete una società che si lascia condizionare dagli uomini. Non ci lasciamo condizionare, però non ci lasciamo condizionare, però questo è un fatto positivo. Vedi Enrico, io quando si parla di quello che abbiamo fatto in questi anni, beh, io penso che forse le aspettative di questa piazza, sicuramente, e sono, io sono il primo ad essere ambizioso e quindi vivo anche di queste cose e mi fa piacere quando i nostri tifosi sono ambiziosi e la piazza è ambiziosa, però noi non ci dobbiamo dimenticare da dove veniamo e che cosa abbiamo fatto in questi anni. In brevissimo, noi abbiamo preso una società nel 2009 dal Tribunale, l'abbiamo salvata all'ultima giornata con una squadra che aveva 3.000 problemi di tutti i tipi e ci siamo salvati. L'anno successivo, spendendo una marea di soldi data l'inesperienza, abbiamo vinto un campionato cambiando in corsa un allenatore e apprendendosi sulle spalle un coraggio che non finiva più, perché abbiamo dato in mano la squadra a Eusebio che era, veniva fuori dal fallimento di Lanciano, no? E comunque abbiamo vinto il campionato. L'anno dopo abbiamo fatto un ottimo campionato di Serie B sfiorando i playoff nelle ultime due partite, potevamo entrarci tranquillamente. L'anno successivo abbiamo stravinto un campionato facendo parlare il mondo di Pescara. Poi siamo andati in Serie A, benissimo, abbiamo fatto degli errori, sì, ma fare la guerra con le fionde non mi risulta che sia tanto facile. Perché se uno viene con le bombe atomiche e noi andiamo con la fionda, sarà un po' difficile fare la guerra. Con una situazione debitoria che faceva spavento, che se non fossimo andati in Serie A mi veniva da ridere come sistemarla. Siamo riscesi dalla Serie A, abbiamo fatto una squadra a detta di tutti competitiva e dandola in mano a un allenatore che sta dimostrando che è un signor allenatore. Abbiamo dovuto cambiare allenatore perché era andato nei casini, nel panico, 6 partite di seguito. Abbiamo preso un altro allenatore che non era certamente l'ultimo a ruota del carro. Quindi
e anche con lui ci siamo riusciti a risollevare. Quest'anno siamo ripartiti con un gruppo nuovo, con giocatori che tutti quanti ritengono giocatori, l'abbiamo detto tutti quanti, di ottimo livello. Siamo entrati nei playoff e io dico, una società come questa, Pescara, scusatemi, ma una società come questa, Pescara, lei sta non c'è mai stata. Evidenziando queste realtà che sono sotto gli occhi di tutti, perché c'è stata questo striscione in curva dell'altro giorno, perché continuamente no, ma sente... per tutti, non è per lo striscione, perché guarda Enrico, che la curva, al di là dello striscione, è stata sempre l'unica che ci ha sempre sostenuto, sempre, a prescindere da tutti i discorsi. A me quello che dà fastidio è questa situazione di pessimismo che c'è. Cioè, quando noi stiamo giocando una partita come quella che abbiamo giocato contro il Livorno, e non dove pensa abbiamo, che sia dove abbiamo fatto, il gioco espresso dalla squadra dove che abbiamo fatto un po' l'umore dei tifosi. E allora vuol dire che io vorrei capire se c'è una squadra in Serie B quest'anno che voi avete visto che vi ha divertito venendola a giocare. Però in questo, chi ha divertito, questo chi ha divertito di la più, motivazione chi che si parla un po' il dopo Zeman. Perché capito, allora mettiamoci d'accordo che se Zeman poi diventa un infame e un traditore e non può tornare, se quell'altro è così, quell'altro è un altro modo, non è che possiamo... No, lei lo sa, lo so, ma non è che possiamo... Il pubblico vuol divertirsi, no? Quindi molte volte il gioco non trascina... Ho capito, ma noi dobbiamo delle due l'una, o ci divertiamo e ci giochiamo qualcosa... O ci divertiamo e retrocediamo come hanno fatto tante squadre che si divertono e stanno in Lega Pro adesso, e io penso che è meglio non divertirsi in quel modo là, certo, e stare certo. E mantenere una categoria che per noi è importantissima prima di tutto. Poi dopo sentire dire, caro Enrico, sentire dire a Pescara che noi non volevamo, abbiamo perso a Varese perché non volevamo andare in Serie A. Ma qui veramente si ho capito, fan da calcio, ma qui siamo a livelli che gente che dice che noi non abbiamo i giocatori siccome non hanno il premio per la Serie A. I premi per la Serie A, per i playoff, si devono presentare in federazione entro gennaio. Quindi pensate un po' quando è stato fatto il piano con i premi con i giocatori. Ma poi se questa società è sempre presa come quella che pensa i bilanci, l'unica cosa positiva che c'è nel calcio è la Serie A. Quindi... A proposito di quest'ultima espressione, in tanti sostengono che questa società è quello che rimproverano a te, a Iannasco, la società siete voi, insomma, non è che ci stanno 15 dirigenti. È poco, come possiamo dire, poco precisa, puntuale, efficace nella comunicazione. Dico. Ma perché noi non nei dobbiamo... rapporti. E questo, aspetta, e qui io non sono d'accordo, ma questo può essere un esempio. Perché se a gennaio, giustamente, il tifoso, non sta scritto in nessuna parte che deve sapere che a gennaio, per regolamento, si presenta il programma, tifoso, la lista dei tifoso, premi playoff. Dici, ma mica sono obbligato a fare sapere, ma tifoso, sapendo come Pescara, ma il tifoso non è che deve sapere se io do 20.000 euro di premio o ne do 10. Il tifoso dovrebbe essere tifoso. Ma se dare all'opinione pubblica una cosa del genere può servire per evitare polemiche sterili, stupide, inopportune, non costa bella, nulla. Ti racconto, ti sto una dicendo bella che battuta. non è obbligatorio per la società dare il contentino, però certe volte può aiutare a vivere un tantinello meglio. Cosa non le capisci? A te pare che non daranno un premio se arrivano. Ti racconto una bella parola. Sì, ma infatti ho detto, dobbiamo anche che stabilire volte... il rispetto dei ruoli. Sì. Il tifoso deve tifare. Allora, non è che deve tifare, può pure parlare. Tante volte dare il contentino aiuta, non ci vuole nulla. Ossia, sotto questo aspetto, Rumignani, amato prima. Ma voi pensate che dopo, nelle altre piazze i presidenti dicono ai tifosi: oggi facciamo questo? Ho detto è un esempio, fermati. No. Vado alla sintesi: Rumignani, amato prima e non amato dopo. Quando parlava di operazione simpatia, aveva ragione. Tante volte, se una persona sta simpatica, allora tu ti prendi anche una sconfitta di più. Io la penso così, non sto dicendo che è giusto. Francesco, ma io voglio quello che diceva Enrico adesso. Io penso che la disponibilità che ha questa società, nella mia persona, nella persona di Danilo, di Bankowski e di altri, nei confronti di tutti in generale, di tutti, dai tifosi, alle associazioni, alla gente comune, di tutti, è stata sempre massima, perché noi abbiamo sempre dato risposte a tutti. Io personalmente rispondo a decine di mail al giorno sul Pescara da parte dei tifosi del Pescara, rispondo tranquillamente, anzi molta gente si meraviglia e pensa che magari tu la cestini la levi, io rispondo tranquillamente. Ma al di là di questo, voglio dire, non è che noi dobbiamo pensare
noi dirigenti dobbiamo pensare a comunicare quando, che premio abbiamo messo, o se l'abbiamo messo o se non l'abbiamo messo. Perché è da pazzi pensare che il Pescara non voglia andare in Serie A, ma non è solo il Pescara, è da pazzi pensare che una squadra di Serie B non voglia andare in Serie A. E allora Regione Enrico, quando qualche settimana fa ha detto che questa è diventata una piazza molto più difficile di prima, non è un'oasi di pace, è vero che ci stanno i tifosi e tutti i resti. Ma più difficile di prima, sai perché? Perché c'è stata già un'esperienza in passato, dove il compianto presidente Scibilia, il genero Oliveri, non sono riusciti più a fare calcio, appunto, nonostante la serietà. Appunto è un assurdo, no, se, appunto la è un assurdo che questa piazza oggi si comporta così verso una dirigenza. Il presidente Sebastiani prima faceva, ricordava un po' da dove viene questa società. Io andrei ancora dietro. Qui forse si dimenticano quegli anni in cui la società veniva gestita con una certa oculatezza e tutto sommato ha tenuto questa società tra la Serie B e la Serie A adesso. E molti dimenticano quel periodo buio che ha avuto con diversi personaggi molto strani. Certamente non venivamo da Agnelli o Moratti. Molto strani. Qui si dimentica facilmente. Poi il tifoso, vedi, il tifoso è tifoso. Può eccedere, a volte fa gli striscioni, tutto è lecito. Adora il presidente se si vince, si arrabbia col presidente se non manda via Baroni. Ci sta. Io oggi. Però direi, il primo compito è quello di tifare, e qui non si tifa nemmeno più in curva. Il tifoso, chi paga ha diritto di fare quello che vuole, sempre nei limiti della legalità, dell'educazione, della correttezza, dello sfottò e via dicendo. Qui dobbiamo guardare a qualcosa di diverso che si guarda poco. Da dove è venuta questa società, che è stato un risultato di anni disastrosi, dove passavano capitali che non si sapevano neanche da dove arrivassero. Diciamocelo chiaramente. Dopodiché il mondo in questi ultimi anni, signori, è cambiato. La crisi economica ha cambiato anche il calcio. Qualcuno se ne è accorto o no? Noi eravamo il primo calcio in Europa, siamo diventati il quarto e il quinto. Oggi i grandi calciatori se ne vanno da altre parti, vanno in Inghilterra, vanno in Spagna, vanno in Germania. In Italia Ibrahimovic, il brasiliano, vanno via dall'Italia. Sì, è un problema economico. De Carlis. Ma in Inghilterra ce ne vanno perché ci vanno? Secondo me perché ci vanno? Perché ci vanno? Berlusconi non è più ricco. Le più grandi società, la Juventus, vorrei ricordare che tutti pensiamo che sia la Fiat, la sede legale, le tasse le paga in Inghilterra e in Olanda. Se forse qualcuno, il calcio in Italia è diventato un calcio estero, straniero, di proprietà estera, nessuno se ne è accorto. Questa gente qua oggi gestisce in un certo modo, e i tifosi devono capire che purtroppo i bilanci, lo so che non piace, si vuole vincere 3-0, centravanti, comprare più gol. Ma fin quando le critiche arrivano sui risultati, sull'allenatore, ci sta. Il tifoso è giusto che lo faccia. Noi stiamo perdendo di vista quelle che sono le torniamo alla nostra realtà. Il livello dell'imprenditoria, cioè noi stiamo parlando. De Carlo dice: il vostro difetto è quello di scegliere gli allenatori. Ma purtroppo c'ha ragione, se uno dovesse guardare i fatti fino ad oggi ha ragione, però ripeto, abbiamo sbagliato nello scegliere l'allenatore in Serie A, sì, ma sempre con la fionda stavamo, cioè, la differenza è sempre lì, non è che potevamo andare a prendere Ventura e pagare Ventura 1 milione di euro. Marino era un buon allenatore, quindi la scelta lì non è sbagliata, purtroppo bisogna anche fare i conti con quello che c'hai. Noi, per l'allenatore si fa un sacrificio, adesso dobbiamo parlare di Otto però Serie A, comunque. Quanto guadagna l'allenatore di Gattuso? Torneremo in Serie A, speriamo di non sbagliare. Penso guadagni 20. Quanto prende di Gattuso? Come si chiama? Castori. Ma sicuramente non sarà arrivato a 100.000 euro. No, secondo me sta sui 2-5-3.000 euro al mese. Allora, quello è il vero fenomeno, perdonatemi. Però il Pescara adesso ha fatto una scelta, che è quella di Massimo Oddo. In pochi giorni, questo tecnico che ha un'esperienza calcistica alle spalle ha colpito i pescaresi. Evidentemente è stato bravo nel comunicare, ha capito qual è l'esigenza di questa piazza. Ti ha sorpreso, Carlo, l'atteggiamento del tecnico?
Io ho visto tante partite in primavera. Tu lo conoscevi già, sì, però. No, ho visto, non, personalmente non lo conosco, ho visto tante partite sue in primavera e a me ha avuto sempre un atteggiamento propositivo. Fatto sta che la primavera, anche quest'anno, ha fatto degli ottimi risultati, anche un po' sorprendenti, con alcune grandi squadre. È un allenatore che ha sempre fatto un calcio offensivo. Con il Livorno ha dato l'impressione, dopo 20 minuti già sembrava una partita che fosse chiusa, che il Livorno non potesse più giocare. A me quell'atteggiamento è piaciuto. Poi dopo, sai, uno che ha giocato a quei livelli, secondo me ha saputo toccare le corde giuste. Avete mai avuto dubbi su un'alternativa a Oddo, Presidente? No, personalmente no. Personalmente no, ma non all'ultima giornata, perché vi posso assicurare che se noi avessimo preso una decisione in tempi sarebbe stato sempre Massimo la persona alla quale avremmo affidato la panchina, per tanti motivi, perché poi dopo noi è vero che siamo dirigenti attenti, ma siamo anche attenti a quello che succede sul campo, perché noi comunque partecipiamo molto e quindi guardiamo anche chi lavora e come lavora. E Massimo, devo dire che quest'anno ha fatto un ottimo lavoro con la primavera, ma soprattutto non tanto dal punto di vista dei risultati, che sono comunque arrivati, dal punto di vista della crescita dei giocatori, perché ritorno un attimino ai programmi. Nessuno dice, nessuno parla di quello che sta facendo questa società nel settore giovanile. Qui negli anni i ragazzi che si sono trovati in prima squadra ci si sono trovati sempre per necessità, cioè perché non c'erano i soldi, allora giocano i giovani della primavera e magari l'anno di Galeone non si sapeva che cosa si doveva fare, vincono anche il campionato. Qui prima sono, per necessità. Qui giocavano. Sono 2-3 anni che sistematicamente salgono dalla primavera alla prima squadra 2-3 giocatori all'anno e ci salgono per rimanerci. Mandiamo a giocare in Lega Pro dei giocatori che poi magari torneranno, qualcuno è tornato, qualcuno tornerà e sarà buono per il Pescara. Questo è un lavoro che questa società sta facendo e che comunque costa sacrifici, ma non è che si può pensare che arriva tutto da oggi a domani. Io ritengo che in questi 6 anni noi abbiamo fatto un grandissimo lavoro, con gli errori, ma se non facevamo gli errori mica ci stavamo a Pescara noi. Guardate come Oddo ha preparato la partita di Perugia, non tanto sotto il profilo tecnico-tattico, andiamo a sentirlo. Ma no, a prescindere dal fatto che noi siamo forti e credo che il Perugia abbia paura, rispetto, ma anche un pizzico di paura di affrontare questa partita, perché non è facile per nessuno in questo momento, ma non è mai stato, affrontare il Pescara. E io credo che noi dobbiamo fare semplicemente quello che sappiamo fare, e quello che ha sempre fatto il Pescara, perché l'ha sempre fatto, e questo è merito di mister Baroni. Il gol ne ha sempre fatti, tant'è che è il primo attacco della Serie B, quindi sotto questo punto di vista non ci sono problemi, deve fare quello che ha sempre fatto dall'inizio del campionato fino adesso, con qualche piccolo accorgimento per limare quelli che sono stati dei difetti, a mio modo di vedere il calcio, e per cercare di continuare a fare gol e cercare di prenderne di meno. Sono serenissimi, sono tranquilli, il morale è alto, questo è inevitabile, è normale, è giusto che sia così. Io ho detto ai ragazzi quello che ho detto sempre a voi: dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, dobbiamo essere consapevoli di essere una squadra che non ha nulla da invidiare alle altre, anzi, ma bisogna avere grande umiltà, grande rispetto all'avversario, ma che se noi facciamo quello che sappiamo fare, sicuramente abbiamo grandissime chance di vittoria, perché no? No, va detto in finale. Cioè io quando il presidente per la prima volta mi ha detto prendi questa squadra, dentro di me ho pensato che questa squadra sarebbe potuta arrivare tranquillamente fino in fondo. Adesso sono ancora più convinto di questo. E ci vuole bravura, ci vuole fortuna, ma con, come si suol dire, Faber fortuna est, te la devi andare a cercare, non te la regala nessuno. Quindi sicuramente il lavoro, l'impegno, la concentrazione fanno sì che poi la fortuna venga dalla tua parte. Io non credo tanto alla fortuna, cioè io credo che te la debba un po' andare a cercare.
Presidente Beccioni, sicuro, lucido, motivato? Assolutamente, d'altronde credo... Un po' incosciente nelle dichiarazioni o no? Un po' incosciente nelle dichiarazioni o no? Quello che piace poi. È uno che gioca d'anticipo, mette sotto scopa, come si dice, la squadra avversaria. E dimostra sicurezza, crede nella sua squadra. Credo che quello non sia arroganza, sia consapevolezza di avere un materiale tecnico di uomini importanti. La squadra del Pescara ha ottimi giocatori, è indubbio. È chiaro che se c'è anche la componente psicologica, è una componente che ti arricchisce e ti potenzia la squadra. Oddo, con questa sua sicurezza, vuole... Ecco, anche così si accende il fuoco delle motivazioni? Sì, ma io penso che l'avete dal primo giorno, dalla prima telefonata, l'avete detto prima. Io penso che lui abbia toccato le corde giuste dei giocatori. Perché evidentemente dopo una stagione intera dove hai avuto dei risultati positivi, qualcuno negativo, i giocatori sono anche un po' demoralizzati, arriva uno nuovo che comunque non è sicuramente l'ultima ruota del carro e quindi è uno che fa pesare anche il suo nome, già se vogliamo, ti affascina per i ragazzi la possibilità di lavorarci insieme e che appunto fa due o tre mosse che sono essenziali, minime cose. Io, per ritornare al discorso, cioè lui si gioca le finali playoff con Torreira, che è il più giovane di tutti, pur avendo valide alternative. Ma per quanto mi riguarda, Torreira avrebbe giocato tutta la stagione. Dire, proprio però perché per dire, non ha giocato, è una visione mia personale, ma però poi gli allenatori fanno le loro scelte. Quando tu hai giocatori bravi che sanno giocare, tutti quanti vorrebbero vedere in campo i giocatori bravi. Noi, come dicevo prima, ne abbiamo tanti, perché se noi andiamo a vedere la panchina di Varese o la panchina di Livorno, noi io penso che la maggior parte di quelle squadre che oggi non sono entrate nei playoff, che magari stavano lottando per non retrocedere, avrebbero tutte quante volute i giocatori che noi abbiamo in panchina, ma per fare un campionato di vertice, non per fare un campionato di... Direnzo, motivazioni che ti aspettavi da parte di Oddo, conoscendolo, il suo modo di fare, il suo modo di caricare? A me è piaciuto innanzitutto perché ride, quell'altro ride, ma già quella è una cosa positiva, almeno sorride. E poi ha detto, secondo me, la cosa giusta, il fatto di prendere meno gol. Io penso... Quindi ha dato meriti a Baroni per i gol realizzati. No, a me la cosa, sinceramente, dal di fuori, quello che mi ha dato fastidio di Baroni, se devo dare un giudizio, anche se non mi compete a livello tecnico, è che lui nella partita con l'Avellino vince 1-0, dopo la partita dichiarò che fece il cambio di Politano perché voleva chiuderla lì. Poi dopo con il Perugia stai vincendo 2-0, vedi che si riscaldano tre giocatori, tre attaccanti. E quello mi è sembrato, invece Oddo ha fatto la cosa più sana, si fa nel calcio, sta vincendo 2-0, ha messo Zubari, c'è cambiato, cioè comunque ha fatto quello che doveva fare. Francesco e Federico, velocemente... Oddo ha giocato con Inzaghi, se Inzaghi può fare l'allenatore del Milan, il Oddo può andare a pescare a sbanca. Ma questo non è un complimento. Se, non è un complimento. Se Inzaghi fa l'allenatore del Milan, Oddo a pescare a sbanca. Francesco? Sono dichiarazioni appropriate, giustamente ottimistiche, appropriate soprattutto perché sa che il Pescara da questa partita ha tutto da guadagnare e nulla da perdere. I favori del pronostico vanno al Perugia. Il Pescara è arrivato all'ultima giornata a conquistare i playoff e tutti questi aspetti sul piano psicologico potrebbero costituire un'arma in più. E dicevi, Federico, conosci tutte e due? Siccome conosco tutte e due, so quello che vale l'uno e quello che vale l'altro, so com'è questo qua, cioè calmo, tranquillo, ottimista, e so che quell'altro sta sempre nel vuoto. Ecco, trasmettere questo ottimismo, lui, insomma, nella piazza, no? Alla prima telefonata che le ha fatto era già così, carico e fiducioso. Ma io l'ho detto a qualche tuo collega mentre tornavo da Varese, l'ho chiamato e ha rigirato il treno, non la macchina, che era sul treno, quindi, perché secondo me una persona che ha un'idea non deve neanche pensarci un minuto, ancor di più se sei un uomo della società che lavori già nella società. Oddo è un campione del mondo, ha tutto da perdere, niente da guadagnare, no? In questa situazione poteva anche dire presto, non me la sento, non ci sarebbe stato nulla da invece a me piace. Non ha pensato al suo futuro, a me piacciono le persone, soldi, non ha pensato ai rischi, a me piacciono le persone così, cioè la gente che si mette in gioco, che non ha problemi. Bene, 3 minuti di pubblicità, torneremo in studio per la seconda parte di Replay, a tra poco.
Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze. Sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat ad Anelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande Punto alla Croma fino alla nuova 500. Inoltre, la concessionaria Fiat ad Anelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat ad Anelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Ore 21:50 minuti, sempre in diretta dallo studio di TV6. Presidente Sebastiani, prima di dare spazio al primo gruppo di telefonate, ovviamente il tema riguarda anche l'allenatore del prossimo anno, se ne è parlato tanto, ma non è una priorità in questi giorni, oppure sì? Ma io direi che ancora iniziamo i playoff, già stiamo a pensare all'allenatore del prossimo anno. Noi adesso abbiamo un allenatore che sta... si appresta ad affrontare questa prima gara di playoff e mi auguro veramente con tutto il cuore che lo faccia nel migliore dei modi, perché è uno della nostra famiglia e del nostro gruppo, e quindi, così come dicevo prima per i ragazzi che da sotto vengono sopra, non sarebbe nemmeno sbagliato che cominciassimo a farci in casa anche gli allenatori. Quindi. Ecco, proprio a Oddo durante le conferenze stampa è stato chiesto: le dà fastidio, mister, queste voci su Zema? Lui ha risposto: io penso
alla mia panchina. Ti racconto un siparietto bellissimo che è successo l'altro giorno prima della partenza della squadra per la partita in casa da Dragonara a Pescara. Eravamo a Dragonara e c'era un ragazzo, un tifoso, che insomma, presidente, complimenti, complimenti per Oddo, ma Zeman ritorna. C'era Oddo insieme a me. E quindi cosa c'è di vero? C'è di vero che noi non abbiamo parlato con nessuno. Io nelle scorse due settimane sono stato avvistato forse 30 volte a casa di Zeman. Nella realtà o era Poggio degli Ulivi, o era l'ufficio, o era da qualche cliente. Quindi. Sentiamo la prima telefonata, pronto TV6. Buonasera Enrico. Buonasera, con chi parliamo? Alberto Rosica da Pescara. Buonasera signor Alberto, prego. Allora, vorrei approfittare per porre due domande. Sì. La prima al Presidente, il quale, a prescindere dalle mie motivazioni, ringrazio per aver comunque fatto sì che Pescara abbia il calcio professionistico da 5-6 anni. Anche se io sono 2 anni che non torno più allo stadio, da quando il Presidente Sebastiani, proprio di questi tempi, in una trasmissione, in una televisione privata, non ritenne opportuno chiedere scusa alla tifoseria pescarese per la figura cosmica pessima che Pescara fece in Serie A, battendo tutti i record negativi, dopo aver appunto collezionato 2 pareggi, 17 sconfitte nel giro di ritorno, dopo aver avallato l'esborso più clamoroso nella storia del Pescara Calcio per l'acquisto di un giocatore che attualmente penso stia raccogliendo le cozze in Croazia, tale Vukušić, pagato 10 miliardi delle vecchie lire, e che nella Serie B del Belgio l'anno scorso ha collezionato 25 panchine su 32. Vabbè, questo è un dettaglio. Io la domanda a Sebastiani che voglio porre a tal proposito è se a distanza di 2 anni non si sente ancora, non dico in obbligo, ma moralmente, di chiedere scusa a persone come me che venivano anche con 40 di febbre e che adesso sono 2 anni che non ci vengono più. Questo gli volevo solo chiedere, se si sente umanamente di chiedere scusa per la vergogna che ci hanno fatto provare come tifosi, visto che lui diceva che il tifoso deve fare il tifoso. Però il tifoso non è a prescindere un idiota. Quindi se si sente preso in giro, d'accordo, ha diritto. Penso, allora, questo, e qui il Presidente Sebastiani adesso le risponde. Aspetta, subito. Enrico, sì. Poi la seconda domanda è per il... Me la fai fare la seconda domanda? Prego, sì, velocemente perché ne abbiamo tante. Prego. Sì, velocissima per il Presidente della Camera di Commercio, Daniele Becci, che ho l'onore e l'onere anche, per la parentesi, di conoscere da 40 anni, visto che ha sposato mia sorella, e ritengo forse la persona che Pescara non merita a un certo punto di vista, perché è di una mentalità imprenditoriale molto più avanti rispetto alla nostra. Non può andiamo alla domanda, però. Ha avuto la fortuna di nascere oltre la linea del pronto. Quindi lui ci può dire ai pescaresi se effettivamente attualmente ci sono le condizioni, sia dal punto di vista della componente pubblica politica che imprenditoriale locale, di creare finalmente uno stadio per il calcio a Pescara, di buttare giù quell'orrore di stadio adriatico che, sebbene sia ancora nei manuali di architettura, perché era un progetto d'accordo, abbiamo capito la domanda, grazie signor Alberto, grazie, mi scusi se interrompo, ma andiamo di fretta. Allora, Presidente Sebastiani. Mi dispiace che il cognato di Becci, ma io non devo chiedere scusa a nessuno, perché onestamente non è che noi non abbiamo fatto vergognare nessuno, l'ho detto prima e lo ribadisco, gli errori si possono fare e li fanno tutti, ci mancherebbe, ma se io devo chiedere scusa perché ho portato la squadra in Serie A e poi non mi sono salvato, allora veramente smetto domani mattina di fare calcio. Io non devo chiedere scusa assolutamente a nessuno, perché tra le altre cose, prima di tutto i numeri bisogna conoscerli, perché Vukušić non è costato 10 milioni, ne saranno costati 7, ma non sono 10, 10 miliardi di vecchie lire, sono 7, sono sempre tanti, però così come è costato Vukušić 7 miliardi di vecchie lire, abbiamo comprato anche uno che si chiama Quintero, con il quale abbiamo poi fatto 3 volte quello che avevamo speso, e quindi ci può stare che il cocomero ti esca buono o meno buono. Vukušić comunque è un giocatore che continua a essere del Pescara, il prossimo anno vedremo se sarà possibile riportarlo qui e farlo ridiventare un giocatore, perché
uno che fa la Champions, che gioca nei campionati di Serie A nel suo paese e che è anche nazionale, non è che diventa brocco da un giorno all'altro. Probabilmente anche l'altro anno qualcuno ci ha rimproverato l'acquisto di Bjarnason, e oggi Bjarnason è un giocatore che ci stanno chiedendo da tutte le parti dell'Europa. Questo quindi... che dobbiamo tutti quanti un po' imparare, perché la vergogna nel calcio non è quella di un campionato che non dà risultati positivi. Ci sono altre cose vergognose, punti di penalizzazione. Torniamo sempre ai soliti discorsi, perché il giocatore si può sbagliare, l'acquisto si può sbagliare, ma non è una polemica, ci mancherebbe, però adesso tu hai puntualizzato una cosa che secondo me è la cosa più importante. Io e quelli che stanno insieme a me in questa società, se dovevamo chiedere scusa di qualcosa, lo dovevamo fare se avessimo infangato la società, se durante l'ultimo calcio scommesso si fosse parlato del Pescara come una società coinvolta, se in questa ultima vicenda uscita adesso ci fosse stato il Pescara. Invece, guarda caso, in queste due situazioni il Pescara è uscito fuori sempre quasi come una banda di deficienti che non sono abituati a fare queste cose, no? Quindi paradossalmente siamo stati rafforzati sotto l'aspetto dell'immagine. Ecco, su quelle cose io, se fossi stato coinvolto come società, non come presidente, la come società, a livello tecnico avrei chiesto scusa come società, anche se non fosse stata mia la colpa. Ma che io debba chiedere scusa perché un campionato va male, allora qualcuno deve venire sotto casa mia a farmi complimenti quando il campionato va bene. Io non lo chiedo quando il campionato ogni va anno bene si ritrocede, e non posso chiedere scusa quando il campionato va male. Presidente Becci, io trovo assolutamente incomprensibile questa domanda, cioè che lui debba chiedere scusa perché ci ha portato in Serie A e l'anno dopo perché ha fatto una brutta figura. Allora credo che di scuse parecchia gente ce ne sarebbero di presidenti che dovrebbero chiedere scusa. L'importante è che ognuno di noi abbia la coscienza a posto, e credo che Daniele, non lo devo difendere io, ma la sua coscienza non è a posto, è a postissimo. Sullo stadio, velocemente. Sullo stadio credo che l'amministrazione si sia espressa, che le pubbliche amministrazioni devono finirla di tenere in piedi queste strutture che costano alla collettività, le devono far gestire alle società, soprattutto a società come la Pescara Calcio, che hanno la possibilità di affacciarsi a panorami importanti come la Serie A e la Serie B. Allora, abbiamo spazio soltanto per altre tre telefonate. Pronto TV6? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Sergio Enrico, dal Circo degli Operai. Buonasera Sergio, prego. Buonasera. Stasera non avevamo nessuna intenzione di chiamare, però abbiamo visto il presidente e quindi è stato più forte di noi. Sergio, sì, vuol fare una domanda? Presidente, una cosa veloce, subito. L'arbitro di domani è il signor Fabbri di Ravenna. Con lui non abbiamo mai vinto. L'anno scorso con il Trapani in casa restammo in 10 a metà primo tempo e perdemmo la partita. Quest'anno col Bari ha avuto il coraggio di non di negarci un rigore macroscopico. Vabbè, come dice Federico De Carlo, c'è sempre la prima volta. No, però volevo dire, grazie Sergio, grazie. Per il fatto l'arbitro, noi abbiamo due punti in meno, la partita col Bari, perché l'arbitro, la curva piena di paresi, e l'altro non ha avuto il coraggio di darci quel rigore, perché sennò è impossibile non darci il rigore. Presidente, non facciamo più la fesseria di dare la curva agli ospiti, ci sta la gabbia, mettiamoli dentro la gabbia e finiti, chiuso. Grazie Sergio, grazie. No, sull'arbitro siete preoccupati, presidente Sebastiani? Ma no, l'arbitro non è che ce lo scegliamo noi l'arbitro, però sicuramente nel corso del campionato ci sono situazioni favorevoli e situazioni meno favorevoli, e con quest'arbitro fino adesso siamo stati non tanto fortunati. Speriamo, come diceva De Carolis, c'è sempre una prima volta, speriamo di esserlo domani. Pronto TV6? Allora, oddio, certo che si è rivisto le immagini, sicuramente avrà rivisto le immagini della partita che diceva il tifoso, quella con il Bari. Io credo che, insomma, se l'ha vista la sera, la notte, non credo che abbia dormito tanto tranquillamente e serenamente. È vero che sono
o si citava al Terneroni, mi si mangiava. Sono presuntuosi, c'è poco da fare, sono presuntuosi. Gli arbitri, la maggior parte, il mondo arbitrale è un mondo di presuntuosi, ma non... Vabbè, lo facciamo prendere la squalifica stasera, proprio la... No, io lo sto a dire, perché io sto... Sentiamo che c'è, pronto TV6. C'è la storia del... Pronto? Pronto? Sì, buonasera, con chi parliamo? Sono Gianni da Pescara. Buonasera, signor Gianni, prego. Io volevo dare tutta la mia solidarietà al presidente Sebastiani, che riceve molte critiche, anche quando sono allo stadio sento sempre criticare il presidente e tante persone, però ha tutta la mia solidarietà, perché quello che lui ha fatto in questi anni, io mi ricordo Paterna, Pincione e tanti altri, quello che ha fatto lui, che è un pescarese tra l'altro, e i suoi collaboratori hanno fatto grandissime cose, e lo ringrazio sempre come tifoso, anche se non dovessimo andare in Serie A. Un saluto e un abbraccio a tutti, arrivederci. Ah, tutto qui. Grazie. Vabbè, questa la facciamo passare. Eh? No, per fortuna ci sono tante di queste persone. Un'altra telefonata, pronto? Allora, andiamo a sentire, già che siamo un po' in ritardo in regia. Sì, c'è la telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Con chi parliamo? Sono Pierluigi Pescara. Prego, Pierluigi. Mi vorrei ricollegare con quello che ha telefonato adesso, dicendo che come si fa a dire mai a Sebastiani, quando insomma comunque ci sta facendo vedere la Serie B, ci ha fatto vedere la Serie A anche in una maniera un po', però non stiamo prendendo penalizzazioni. Insomma, ricordiamoci quello che abbiamo passato prima. Io penso che insomma, dopo quello che abbiamo passato, il presidente Sebastiani non si potrebbe dire male, non gli si dovrebbe dire male. E poi vorrei dire una cosa, se andiamo in Serie A rimane il gioco duro della squadra? Bene, oppure... grazie. Grazie a voi, buonasera. Grazie. Ma intanto adesso pensiamo a giocarci queste partite, e poi ci penseremo quando arriveremo in fondo. Se arriviamo in fondo, sicuramente, lo dicevo all'inizio di trasmissione, quest'anno se ci arriviamo con un organico che è quasi tutto di nostra proprietà, e quindi si può ragionare in maniera più tranquilla e più serena rispetto a quello che è successo. Insomma, questo progetto c'è o no? Ma mi verrebbe da dire che bisogna chiederlo all'architetto se c'è il progetto, però il progetto io penso che sia non evidente di più in questa società, perché se no tutto quello che abbiamo detto fino ad oggi sarebbero fesserie. Ecco, io potrei chiedere, ritornando al discorso di prima, potrei chiedere scusa se raccontassi frottole, però siccome le cose che dico sono tangibili e evidenti a tutti, che tu che vivi anche un po' da vicino al nostro settore giovanile, perché ti vedo spesso a vedere le partite, sai bene quanto impegno e quanto lavoro c'è nel nostro settore giovanile. Il fatto di avere comunque dei ragazzi in nazionale, il fatto di avere dei ragazzi che sistematicamente vengono in prima squadra, cioè queste sono le cose positive per una società come il Pescara. Su queste cose deve lavorare il Pescara. Il progetto parte da lì, non è che parte dalla prima squadra, perché non esiste, arriva, quello è un progetto vero. Ma anche perché il progetto non promozione è manco un purtroppo progetto, non è una scelta di vita, una scelta societaria. Ma anche perché il progetto promozione passa attraverso un'organizzazione, sicuramente sì, l'organizzazione della società Pescara Calcio c'è. Perché sui giovani si sta dimostrato in questi anni, io l'ho detto, noi abbiamo fatto ragazzi nel 95, abbiamo fatto un investimento non pubblicizzato, e per questo mi sento veramente di ringraziare la Fondazione Pescara Abruzzo, che ha creduto in questo progetto. Noi abbiamo fatto un progetto. A proposito, facciamo gli auguri a Nicola Mattoscio, che ha avuto un piccolo problema, ma sta bene, ci ho parlato pomeriggio. Sì, ho parlato pure io. Saluto un in bocca al lupo da tutto lo studio al presidente Mattoscio. Quindi dicevo, abbiamo fatto un progetto con un'emissione di un'obbligazione sottoscritta per intero dalla Fondazione Pescara Abruzzo, che è una fondazione importante, che quindi si ha inteso seguire questo progetto, vuol dire che ha preso le sue informazioni, ha fatto le sue considerazioni, le sue analisi, ha ritenuto il Pescara meritevole di questa cosa. È un progetto con il quale abbiamo investito quasi 5 milioni di euro sul settore giovanile, andando a trovare giovani da tutte le parti, non solo in Italia, e portarli nel nostro settore giovanile. Questi saranno il futuro, poi su quelli magari avremmo sbagliato qualche acquisto, sicuramente su 10 ne usciranno 3,
Ma magari, lui che segue molto i giovani. Se ne escludi su tre, magari, hai fatto se dovessero uscire 10 giocatori, probabilmente 5 milioni diventerebbero 50. Hai fatto la formazione titolare. Beh. Allora, Andrea Costantini, vogliamo leggere qualche mail che è arrivata in redazione, poi ci colleghiamo anche con la redazione. Siamo subissati, Enrico. Siamo subissati, quindi andiamo a vedere la prima tranche. Non so come andrà domani, ma Oddo mi dà grande fiducia, concetti chiari ed una convinzione. Siamo forti, avanti. Una domanda al Presidente, come mai la squadra inizialmente non è stata fatta venire sotto la curva? Mancanza di rispetto. Avanti. Vogliamo rispondere magari subito a questa domanda? È vero che lei non ha mandato i giocatori sotto la curva a fine partita? Io intanto non mando e non tolgo nessuno da sotto la curva o da sotto i distinti o da sotto la tribuna. Sicuramente i ragazzi, alcuni dei ragazzi erano, non erano contentissimi e io ho detto semplicemente fate quello che vi sentite, perché non è che noi dobbiamo fare i ruffiani o dobbiamo essere ruffiani. Qui purtroppo questa città è fatta di... A questa città piace gente che magari davanti ti fa il sorrisino e poi dietro ti prende a parolacce. Io quello che sono, io, ma chi lavora con me, quello che sono lo dimostriamo sempre, quindi c'è gente a chi piace e a chi non piace, però noi siamo fatti così. Meglio a, me non sentirai mai parlare male di un ragazzo della curva piuttosto che uno dei distinti dietro. Se gli devo dire qualcosa gli dico avanti. Andiamo avanti, Andrea. Prossimo messaggio era riferito a Baroni, se non ho visto male. Presidente, come si è lasciato con Baroni? Come ci si lascia con un allenatore che comunque, come in questo caso, esoneri all'ultima giornata, che sicuramente è un allenatore che ha cercato di fare di tutto per non farsi esonerare, però per me era importante prima di tutto la squadra, quindi per me io ritenevo che quella era la scelta giusta per poter dare una sterzata all'ultima partita. Mi dispiace per Baroni perché tra le altre cose sono sempre stato additato come, come colui che lo ha scelto, colui che lo ha difeso, quindi ci mancherebbe che non mi dispiace per Baroni, però io faccio il presidente del Pescara e devo guardare il Pescara. Andrea? Prossimo messaggio. Grazie Presidente per quello che hai fatto e che farai, Maurizio. Prossimo. Io non mi sono divertito affatto nella gara col Perugia all'Adriatico, scrive Arturo. A Perugia ci sarà anche il Presidente Campitelli a tifare Pescara, grandissimo, forza Pescara. Ah, ci sarà anche il Presidente Campitelli, Francesco, il tuo Presidente. Ci sta, si danno in pace quando si amano, voi non sapete che sono capaci di fare. Siamo amici, al di là del pallone, quindi è una cosa importante. Ancora Presidente, Andrea? Cosa pensa di Camplone? Potrà avere un futuro da allenatore del Pescara? Ma l'ho detto in apertura di trasmissione, Camplone mi preoccupa il Perugia perché a parte l'organico ha un allenatore bravo. E adesso quello che possa succedere nel futuro non lo so e non lo voglio sapere in questo momento, però sicuramente Camplone. Tra poco lo sentiremo anche Camplone, Andrea. Sì, ancora altri tre messaggi per questa tranche. Una domanda al Presidente: Melchiori e Bjarnason resteranno o dipende dalla categoria che faremo? Cioè, se restiamo in B, li teniamo? Ma io penso che non sia un problema solo di Melchiori o di Bjarnason. Noi abbiamo tanti giocatori bravi e che possono ambire alla categoria superiore, quindi io mi auguro che questa squadra sappia fare il possibile per andarci direttamente nella categoria superiore in modo tale da non avere questi problemi. Se così non fosse, valuteremo a giugno che cosa succederà. Andrea, okay. Andiamo ancora prima di andare da Forza Pescara? Sì, dei titolari la maggior parte non sono di nostra proprietà, vedi Fiorillo, Zampano, Salamon, Fornasier, Pucino, Rossi, Politano a metà con la Roma il prossimo anno con le probabili cessioni dei migliori, stiamo punto e a capo, giusto Presidente? No, nel modo più assoluto, innanzitutto bisogna conoscere i contratti. Noi abbiamo di quei giocatori abbiamo quattro che non sono di proprietà, Rossi è un giocatore del Pescara, Politano è a metà con la Roma e quindi quest'anno scadranno anche le comproprietà per cui si dovranno definire queste proprietà e il resto sono tutti giocatori del Pescara. Se mi trovate una squadra di Serie B che ha 5 giocatori che non sono i suoi e gli altri 25 che sono di proprietà, facciamo prima. Prossimo, l'ultimo di questa tranche. Il Pescara è la squadra più forte e doveva vincere il campionato. Si pensi ai 10 punti lasciati alle 3 retrocesse e ai 6 lasciati a Spezia, Vicenza e Perugia. Comunque sempre forza Pescara. Una domanda per il Presidente: Ragusa è ancora per metà del Pescara? Ragusa?
Sì, Ragusa è ancora per metà del Pescara con il Genoa. E per quanto riguarda il Pescara doveva vincere, io penso che se parliamo col presidente del Catania doveva vincere il Catania, se parliamo con i tifosi del Bari doveva vincere il Bari, Livorno doveva stravincere il campionato che era risceso giù, il buon Antonio Caliendo che è il presidente del Modena mi ha detto nell'ultima riunione di Lega, ha detto pensare che avevo fatto la squadra per andare in Serie A, si sta giocando i play-out, quindi come purtroppo sempre succede, non, con i nomi, con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Valerio De Carolis, dalla redazione di ForzaPescara.com, possiamo leggere qualche post? Assolutamente sì Enrico, andiamo veloce. Fafigno dice: salve presidente, si ricorda di me, sono il tifoso del tarallo o della pizza, se andiamo in A le offro una pizza vera io, disposto a sotterrare ogni contestazione purché anche lei dimostri più rispetto e meno arroganza, non vogliamo la luna ma solo serietà, impegno e un briciolo di programmazione, si mostri un po' più umile e disponibile, i risultati saranno apprezzati, forza Pescara, cordialità. Che faccio Enrico, vado? No, okay. Aspetta, fammi sentire se la pizza la mangerete insieme. Non mi ricordo la pizza o il tarallo. Non lo so, sto leggendo. Forse si riferisce a un gesto? Un gesto di qualche tempo fa. Ma ritorniamo al discorso di prima. Io sono sempre pronto a sotterrare l'ascia, però se uno mi parla di programmazione, di serietà, purtroppo non posso essere d'accordo, perché noi l'unica cosa che possiamo mettere è la serietà e la programmazione. I soldi come gli imprenditori veri non ce li abbiamo, però se mi si contesta anche questo aspetto qua vuol dire che noi qua stiamo a rubare i soldi, non siamo seri, non abbiamo programmazione e allora a questo punto rimane il tarallo e rimane la pizza. Quindi comunque la mangerebbe la pizza col tifoso? Assolutamente sì, ma ci mancherebbe. Fafigno mangerà la pizza. Ma ci mancherebbe. Vado avanti. Presidente, pure il sottoscritto si è presa spesso con lei per la scarsa trasparenza ed umiltà nell'approccio con una tifoseria non certo violenta o prepotente. Però guardo il bicchiere mezzo pieno, confrontando la nostra società con altre di dimensioni anche maggiori, finite nella merma. Qui l'entusiasmo, non solo degli occasionali, può ripartire se si parla chiaro e non si difende ostinatamente l'indifendibile. Domanda, col senno di poi avrebbe tenuto ancora Baroni dopo l'Arachiri col Brescia? Il suicidio. Ma io come ho sempre detto, noi abbiamo sempre fatto, perché sennò poi parliamo sempre di discorsi di Sebastiani che decide tutto, nella realtà non è così, noi abbiamo sempre fatto delle riunioni, abbiamo due direttori, abbiamo o altri soci con i quali io mi confronto normalmente rispetto a questi aspetti qua, quindi se abbiamo deciso di andare avanti l'abbiamo fatto pensando che fosse la scelta giusta, poi puoi sbagliare, puoi far bene, però... Insomma, meglio tardi che mai, no? Abbiamo preso questa decisione nel momento in cui abbiamo pensato che forse era giusto fare questo cambio. Allora, l'ultima, Valerio, non so sì, se ne vado con questa qui che ci sono, c'è una domanda. Il Regio Presidente ritiene la stagione positiva in linea con le attese? Cosa ritiene manchi nell'organico del Pescara per poter centrare l'obiettivo? Quali sono i giocatori che considera inamovibili per la prossima stagione? Non crede che continui cambiamenti nella rosa possano ostacolare la crescita di un gruppo? Quali sono gli errori e le conseguenti lezioni imparate quest'anno che riconosce? Bene, ci fermiamo qui, poi se c'è tempo ne leggeremo altri. Io purtroppo a queste domande devo sempre rispondere con la stessa risposta, perché sennò non ci capiamo. E noi partiamo da un presupposto, abbiamo fatto una scelta come società. E la cosa diversa è se la dobbiamo cambiare questa scelta. Allora, se dobbiamo fare un cambio in corsa, noi siamo disponibili a fare un cambio in corsa, però dopo che non si dicesse che il Pescara non ha giocatori di proprietà, non ha patrimonio, che cosa avete creato? Purtroppo quando si lavora con i giovani e siamo una società come il Pescara, noi lavoriamo per portare avanti il Pescara negli anni, perché ribadisco, io non mi vergogno di dire queste cose, noi non siamo imprenditori in grado di poter tirar fuori 2-3 milioni l'anno di tasca e metterli nel Pescara, dobbiamo essere bravi a far sì che il Pescara si alimenti con il lavoro caratteristico di una società di calcio. Qual è il lavoro caratteristico di una società di calcio? Creare i giovani, portarli in prima squadra, valorizzarli, venderli alle squadre più grandi e mettere i soldi per continuare a fare il programma del Pescara. Se poi invece dobbiamo fare come la stragrande maggioranza delle squadre di Serie B, che hanno giocatori magari anche più avanti con l'età, che non hanno richieste, perché io faccio una considerazione, se il Pescara dovesse andare in Serie A quest'anno, ma se anche non ci dovesse andare, il Pescara avrebbe, lo diceva prima De Carolis, io sono...
d'accordo al 100%, avrebbe almeno 6-7 giocatori da mercato, va bene? Il Carpi che ha stravinto, non me ne voglia il Carpi, che ha stravinto il campionato di Serie B, io penso che non ne abbia uno di giocatori da mercato. Allora è la politica che va considerata. Se noi dobbiamo cambiare politica, poi arriveremo al punto che le telefonate sarebbero: ma perché non prendete i giovani bravi e prendete il trentenne? E allora dobbiamo decidere che cosa dobbiamo fare. Anche a dicembre. Presidente Becci, ecco, lei uomo di istituzioni, quale critica si sente di fare, se si sente di farla, al presidente Sebastiani? Perché finora... Ma guardi, presidente Sebastiani è un amico, ci vediamo spesso, ne parliamo, ogni tanto, ma... Che critiche si vuole a livello tecnico di giocatore? A livello, a livello tecnico io avrei fatto tutt'altra squadra, io l'avrei preso. Ma di che cosa vogliamo parlare? Mi sembra che a volte scimmiotteggia un po' la politica. La politica è sempre colpa di quelli che venivano prima, no? E stasera sento dire: se c'era, se levavi, se con i secchi o in mano non si va da nessuna parte. Allora, Baroni è stata una scelta condivisa dalla gran parte della dei pescaresi, perché Baroni l'anno scorso aveva fatto un ottimo campionato a Lanciano. Dopodiché è andata male. Marino è la riprova. Marino a Pescara viene esonerato, fallisce, viene preso a Vicenza, in Vicenza è lì dov'è. Allora, poi alla fine... D'accordo comunque con la scelta di Oddo? Ah, beh, assolutamente, condivisa come momento psicologico, assolutamente. Baroni andava tolto perché, guardi, c'è una differenza fondamentale. Domenica il vero spettacolo non è stato nel campo, è stato davanti alla panchina. Baroni è uno fermo di fronte alla panchina, non trasmette sensazioni, emozioni, non le trasmette. Lei riconfermerebbe subito Oddo per la prossima stagione? Io sono abituato ad aspettare la fine. Lei, aspettiamo la fine. La faccio io a lei la domanda: se Oddo va in Serie A, lo conferma lei? Certo che lo conferma. Lo confermerei anche prima della partita di Perugia. Aspettiamo la fine. Presidente, aspettiamo la fine. E guardiamo perché? Se ci si crede nell'allenatore, ci si crede. Ma come fa a credere in un allenatore che è arrivato da 4 giorni? Lo stiamo caricando di troppe responsabilità. Sebastiani ci ha detto, ha riportato entusiasmo, tranquillità. Lasciamogli questo entusiasmo ancora qualche giorno, lasciamolo vivere con la squadra e lasciamolo giocare contro il Perugia tranquillamente. Ma proprio perché tutto quello che lei sta dicendo è giustissimo, è perfetto, anzi più che giusto, è perfetto, ed è perfetto quello che diceva Sebastiani, ma proprio per questo, dopo il telespettatore, forse in maniera educata, ha parlato di Caratteri con il Brescia. Io potrei dire dopo lo scempio con il Brescia, dopo la schifezza con il Brescia, magari un altro allenatore potrebbe, vabbè, in Italia non si mette ormai più nessuno, ma proprio per tutto quello che sta dicendo e che si sta verificando, è vero, sono solo 4 giorni, una rondine non fa primavera, tutto quello che vogliamo, ma allora, non tante altre cose, allora, poco con il Brescia, 4 partite fa, andava cacciato Baroni, perché allora, scusate, se tutto quello che stiamo dicendo è vero ed è vero, se Oddo ha dato quello che ha dato ed è vero, mi viene da pensare, e se gli avessimo dato 4 partite, come ci arrivava il Pescara ai playoff? Guardi, da terza. Tranne all'inizio. No, ma dovete scusare. Il Pescara non è stato mai fuori dai grandi giochi, quindi non è che la società quanto calcio non è. Federico, io sono stato il primo a dire l'altro. Federico, dopo la partita con il Baroni non possiamo solo parlare, uno calmo. Aspetta, solo uno calmo, tranquillo e sereno. Come Sebastiani, non, io non c'entro niente, ma no, non caccio un allenatore. Se fai... Ti posso portare un esempio, sì, per tutti. Noi siamo andati a giocare la partita d'andata, quindi diciamo l'ultima partita del girone in andata a Livorno. E abbiamo vinto una partita 2-1 a Livorno, giocando una buonissima partita. E in panchina c'era un certo Gautieri, che era, se non vado errato, terzo o quarto in classifica. Sì. Il giorno dopo la nostra vittoria a Livorno, Gautieri è stato esonerato. E si parlava del suo esonero già da mesi. Hanno fatto un disastro. Sì. Al di là dei valori degli allenatori che si sono succeduti, hanno fatto un disastro. Allora noi, come diceva De Carolis, noi siamo stati al di là della prima parte del campionato, dove abbiamo purtroppo pagato anche il fatto del noviziato, del fatto di tanti giocatori nuovi, qualche infortunio di troppo, tutta una serie di cose.
Poi ci siamo rimessi in carreggiata e abbiamo fatto 30 punti, non è che ne abbiamo fatti due. Sì. Quindi voglio dire, è una squadra che comunque stava lì, lottava per quello che era un obiettivo, che erano i playoff. Parliamo di Perugia perché sono proprio le battute finali. Velocemente, è tutto giusto, benissimo. Ma così come ti sei accorto dopo Varese che la candela si stava spegnendo, c'erano stati i segnali della partita prima con il Perugia, della partita prima ancora ad Avellino. Beh, però, e se vogliamo cosa possiamo fare? Però, lui non lo può fare, però, la società non lo può fare. Però Francesco, parliamoci chiaro, noi stiamo parlando della partita col Perugia, ma se l'arbitro non ti dà il gol in fuorigioco, la partita del Perugia l'avevi vinta e stiamo parlando di altro. Questo è vero. Allora, pochi minuti, Direnzo, perché si può vincere a Perugia? Perché Pescara è una squadra che si segna e se riesce a non prendere gol, come ha detto Otto, c'è l'entusiasmo, c'è tutto, perché no? La squadra è forte, tranquillamente. Tranquillamente può succedere, è una cosa che può succedere, cioè non è una cosa che siamo... Come diceva il Presidente, io preferisco incontrare lo Spezia, perché secondo me la Spezia in casa è una squadra che prende più gol del Perugia, che gioca molto offensiva, e il Pescara con i contropiedisti che ha, secondo me, poteva essere devastante. Però Perugia è come là, è una partita, 90 minuti, può succedere di tutto. Sentiamo Andrea Camplone, casomai non tutta l'intervista, solo le battute iniziali, perché ha detto noi vogliamo vincere, entriamo in campo subito per far gol. Andrea Camplone. Perché non dovrei dormire? È una partita di calcio, è una guerra. Partita di calcio, bella da vivere, molto intensa, tante emozioni, tante situazioni, cioè a vivere tutti i giorni queste partite. Aiuta a crescere, no? Anche a gestire la tensione. Ah, vorrei scendere io in campo, sicuramente. Ma sono partite belle, veramente. Capitano poche volte nella vita di un giocatore. Quindi bisogna viverle intensamente. E noi pensiamo, cioè faremo di tutto per non arrivare ai tempi supplementari. Vogliamo vincerla, punto. Non possiamo stare a gestire un risultato. Cioè non è nel nostro DNA, quindi faremo di tutto per cercare di sbloccarla subito. Ma i tifosi del Perugia, già gli ho detto fine partita, no? di starci vicino, di venire in massa allo stadio, perché è una partita da dentro fuori, quindi è molto importante per noi, ma per tutti credo, no? Per la città, per tutti quanti. Quindi hanno fatto tanto per noi quest'anno, veramente ci hanno seguito dappertutto, ci hanno dato un grosso contributo e mi auguro che questo accada anche domani sera. E per quanto riguarda i miei concittadini, cosa posso dire? Vinca il migliore, punto. Nient'altro. Normale che io lavoro a Perugia e devo pensare al Perugia, non posso pensare al Pescara. Pescara è la mia città, lo so, però purtroppo non ho avuto la fortuna di allenarlo. Adesso sono fortunato ad allenare il Perugia e penso alla sorte del Perugia. Sì, benissimo. Sì, sì, sì. Ci siete sentiti? No, non ci siamo sentiti. No, ma Andrea è un bravissimo allenatore, ha un ottimo staff, c'è anche il gioco mio di cara. E l'ha dimostrato in campo, lo dimostra ormai da anni, è un bravissimo allenatore, il Perugia è una delle squadre che gioca meglio al calcio in Serie B. E penso che anche lui avrà un pizzico di emozione, insomma. Perché affrontare il Pescara, una squadra che comunque lo ha lanciato nel grande calcio, lui di Pescara vive qui, non è facile, insomma, mantenere gli equilibri emotivi, e quindi penso che sarà un'emozione per entrambi, insomma, sia per me che per lui. Ecco, allora c'erano altri passi, però siamo in ritardo. Insomma, facciamo l'ultimo giro, ripartiamo dalla redazione di forzapescara.com, Valerio De Carolis, dobbiamo salutarti, vuoi aggiungere qualcosa? Guarda Enrico, non faccio in tempo a leggere, però faccio un piccolo assunto. Sul nostro portale la tifoseria è divisa in due. C'è chi vorrebbe il ritorno di Zeman, chi non vuole il ritorno di Zeman. Magari questo è un argomento che ti posso dare per affrontarlo con il Presidente Sebastiani, perché si è parlato anche nelle sezioni. Posso girare la riflessione, Presidente Sebastiani?
Sebastiano. Importantissimo, cioè, pensate, ritorni Zeman. Pensate a giocarci questa partita e andare avanti nei playoff. Andrea, puoi fare anche tu una mini raffica subito, ci sono tanti argomenti, ammettere qualche errore non sarebbe grave, tutti sbagliano, Presidente, il record negativo, chi l'ha fatto? La curva, ma abbiamo già risposto in precedenza con l'altro tifoso. Buonasera, sono d'accordo con il Presidente, l'unica cosa che chiedo è, al di fuori di come finisce il campionato, chi sia l'allenatore, venga mantenuta l'ossatura della squadra. Forza Pescara, Gianfranco da Pineto. Ancora... Onore al Presidente Sebastiani che ci mette sempre la faccia, l'unico appunto da fare alla società è che doveva esonerare Baroni a gennaio. Forza Pescara, un saluto da Pineto. Ancora, buonasera, chiederei al Presidente di essere a questo punto chiaro per Oddo, sarà lui l'allenatore anche in caso di mancata Serie A e di lasciar perdere come si paventa l'arrivo di Zeman che aspetta sempre prima altre proposte e poi forse Pescara. Ancora. Non esaltiamoci troppo per questa vittoria, il Livorno ha dimostrato molti limiti, rimaniamo con i piedi per terra, non bruciamo Oddo, ha bisogno di Gavetta. L'ultimo, Andrea, l'ultimo, eh? Allora, un saluto grandissimo al nostro Presidente Sebastiani e tutti presenti, domani sarò a Perugia a tifare e urlare per i nostri colori, ringrazio anche il Presidente per la scelta di Oddo, mi auguro ci possa essere un seguito. Enrico, fammi dire, c'era anche un messaggio che parlava di Vittorio Esposito, giocatore del Chieti che sembra preso dal Pescara, non so se il Presidente vuole dire qualcosa. Presidente. Ma è un ragazzo che abbiamo seguito tutto l'anno, ma adesso ancora non è tempo per fare il mercato. Allora, ultimo giro. Federico, ti senti ottimista, fiducioso per domani? Io mi sento ottimista, io non ci sto a guardare per oggi, manco ci guardo, io penso già alla partita, alla finale. Non ho capito, pensa alla finale. Pensa alla finale di playoff, che vinceremo. Saltiamo anche la prossima. Perché ricordo, salto pure la prossima. Io ripenso a Bologna... degli anni 40.000, ruggenti 40.000 di Bologna, cioè tu pensi a Vicenza, poi pensi che passerà il Bologna, quindi a Bologna, penso a Bologna, comunque una sede ci sarà, è un'immagine, credo, penso alla sede di Bologna. Io, guarda, sarà colpa mia. No, ma questo ottimismo nasce da cosa? Ma l'ottimismo nasce, l'abbiamo detto prima, da questa, che è una squadra molto forte, c'ha l'attacco più forte del campionato e adesso c'è anche un allenatore che non c'ha più dubbi e cose. Vedrete che questo qua domenica, cioè domani, non è che rivoluzionerà la formazione, se c'è qualche infortunato non lo farà giocare, ma se tutti possono giocare, secondo me questo conferma pure la stessa squadra. Francesco, questo è, non che trasmette ottimismo ai giocatori. Non vedo tanta differenza tra essere fiduciosi o essere ottimisti o crederci. Aggiungo quello, ti ripeto quello che ho detto prima, il Pescara dalla sua la tranquillità del non avere nulla da perdere, la pressione maggiore ce l'ha il Perugia. È vero che il Pescara ha solo un risultato e il Perugia ne ha due, ma non è la prima volta che chi parte da dietro. Dopo i 90 minuti si andrà ai supplementari e poi lì se... ci sarà anche un motivo, perché Camplone, che non è l'ultimo arrivato, dice non voglio arrivare ai supplementari. Immagina psicologicamente e mentalmente, il Pescara sta per arrivare al traguardo e il Perugia si vede sfuggire un traguardo che oggi è più suo che del Pescara, proprio Carlo, perché c'ha due risultati di su tre. Renzo, per chiudere, chi oserà di più all'inizio? Cioè, che inizio ti aspetti? Che approccio alla gara a livello tattico? Ma di solito queste gare all'inizio non sono mai bellissime da vedere, sicuramente sarà una gara... Non credo che Camplone faccia una partita che ha detto che all'inizio giocherà l'arrembaggio, però vediamo domani. Presidente Becci, che partita si aspetta? Ma io credo che Camplone stia bluffando, perché sa benissimo la forza della nostra squadra. Noi quest'anno siamo stati, credo, i migliori come risultati esterni. Sì, quindi Camplone, che è un uomo di calcio, vedrà che non affronterà il Pescara, aspetterà il Pescara. Dopodiché noi partiamo fiduciosi da un'ottima prestazione, da un momento psicologico, la componente psicologica in qualsiasi ambito è importante. Noi abbiamo una spinta psicologica importante, c'è un allenatore che l'ha saputa dare, vedremo la componente risultati esterni, momento psicologico assolutamente favorevole. Una cosa sicuramente Camploni, dimenticavo Di Cara, sì. Camplone e Di Cara sono due pescaresi, quando vedranno entrare, fagli mettere le magliette bianche e azzurre, quando vedranno quella maglietta bianca e azzurra, quel delfino, sicuramente qualche ricordo, un po' di fibrillazione vedrà che ce l'avranno. Presidente, lei che partita si aspetta a livello tattico?
Ma io invece credo in quello che dice Andrea, perché secondo me lui non è capace di giocare. Non sa speculare. Non sa speculare, quindi mi auguro che sia una bella. Ma nemmeno Otto però specula. Per quello dicevo, mi auguro che sia una bella partita, perché se il Perugia se la giocherà, noi faremo la nostra parte e uscirà fuori una bella partita, magari anche con qualche gol in più. Speriamo che il gol in più partita sarà quello. La tripla è aperta ogni risultato. Ma sì, assolutamente sì, anche perché quello che diceva Francesco è giusto, cioè è vero che noi dobbiamo vincere per forza, però è anche vero che nessuno sta lì a rischiare fino al 120esimo minuto che si possa magari con una mezza palla perdere una partita e uscire fuori da una competizione. Questo è lo scoglio più grosso dei playoff. Beh, questo, poi dopo ci sono le altre partite. Intanto alla vigilia, io parlo alla intanto questo è uno scontro da dentro fuori, poi è chiaro ci sarebbero andate e ritorno con la possibilità di giocarsi due partite invece di una, quello sì. Però sicuramente questa parte qua è fondamentale, perché poi se passi hai fatto il tuo, se esci fuori hai fatto una partita e hai spento tutti i sogni di tutti, quindi mi auguro che invece il Pescara possa tenere accesi i sogni di tutti quanti noi che vogliamo il bene del Pescara. Bene, in bocca al lupo dunque al Pescara per questo primo impegno dei playoff. Grazie a Valerio De Carolis, Andrea Costantini, grazie a Maurizio Daguì in regia, ringrazio Federico De Carolis, Francesco Di Francesco, Carlo Di Renzo, il presidente Becci, per la prima volta si è cimentato in questa trasmissione sportiva, lui che è abituato ad altri palcoscenici, però il calcio resta sempre una passione, no? Bellissima passione. E io ringrazio Sebastiani perché ci fa vivere con il suo lavoro dei momenti assolutamente esaltanti. Lasci perdere le polemiche, i tifosi devono fare le polemiche, però alla fine stiamo qui a discutere una partita dentro e fuori e vedrà che domani sera tutti i pescaresi saranno lì a fare il tifo davanti alla televisione, e speriamo bene. Grazie Presidente Sebastiani, in grazie bocca al lupo al suo Pescara, bene. Grazie per averci scelto. Serie B, il campionato degli italiani.